ragazzi, carico per me da Chris Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con Napoli Arsenal, una partita importantissima. Che dire ragazzi, vabbè, conoscete tutti il risultato d'andata, c'è bisogno dell'impresa oggi e mi raccomando, vogliamo 11 leoni in campo, non come all'andata o perlomeno per la prima parte della gara. Mi raccomando, vi vogliamo almeno come il secondo tempo di quella gara, raga, e con quel qualcosa in più che ci porti a buttare il pallone dentro, perché oggi conta solo qui. Mi conta raccomando, sempre sempre, però oggi mi raccomando Milik, non ci tradire. Però prima di Milik e prima di tutto il resto, come al solito, andiamo dentro con il fritto. Buonasera. Ragazzi, fedelissimo ci ha fatto anche un regalo per Pasqua. Azzurra, mi raccomando. Mi raccomando ragazzi, speriamo ci porti fortuna. Speriamo. Coniglietto azzurro. Quindi qual è il giocatore? E nulla, dai! Forza, forza! Forza esatta, come al solito, un po' vicino. Speriamo di metterne almeno tre anche noi stasera in campo. Formazione tipo come per la Champions, però gioca al posto di Albiol, formazione ci largo e poi vabbè davanti la solita con Insigne al posto di me. Ora parlo dal campo, sappiamo quello che dobbiamo fare, lo ripetiamo, in Europa League adesso, 8-10. Ciao!
gioco. È stata bellissima estate. Gioco, però dai, ci siamo, dai, continuiamo su questa scena, dai, dai. Mi chi la piglia la palla. Ecco! Si è mosso dopo me. 4 dobbiamo fare adesso, no? Se ci faccio la posizione, no, metto la pizzura e si poteva già qualche versione. Perciò quelle occasioni non sono sicuro per pensare, perché poi cambiano le partite. Dice no, dopo 4 di investimento, questo è il risultato. Grazie. Non pare che stranzate! Capitano, cazzo! Lorda! Lorda! Che vergogna, veramente, stiamo giocando proprio malissimo. Centrocampo poi. Centrocampo è la cosa più inutile che abbiamo, ve lo giuro. I pesi attacco, forse si salvano. Però il centrocampo fa proprio pena, oggi fa proprio pena. Abbiamo avuto anche due occasioni pur giocando male e comunque non l'abbiamo segnato, ovviamente. Vabbè, la qualificazione è quasi chiusa. Ci vorrebbe, se prima era difficile, tre miracoli, anzi quattro. Vabbè, vediamo sul secondo tempo, almeno un po' di orgoglio, dai. Voglio segnare almeno uno in due partite, dai. Vediamo come va. Vediamo se credere nei miracoli o meno. Mai precisi, mai! Nonostante tutto però avrei una critica, non si fischia mai il giocatore. Non fischiate, a fine partita magari non sono pare il biglietto, sì, però poi sei inutile, cioè creiamo solo malumore, quindi non si fischia mai per il giocatore. Questo è andato. Mario! Vai! Manco per sbaglio segniamo! Manco per sbaglio! Neanche con le mani oggi segniamo! Niente! Non siamo capaci a segnare! No! Calcio un altro sport! Non faccio un'altra cosa! Facciamo proprio per e per! Manco abbiamo segnato, manco così! Sarebbe stato il colmo segnare così, Preferisco stare così, dai! Però! Almeno così! Andiamo! Allora, non si meritano né fischi né applausi per me!
centrale. Nessuna emozione oggi. Ci aspettavamo un altro tipo di atteggiamento, almeno nel ritorno, perché all'andata comunque abbiamo fatto la stessa cosa di Mo, se non peggio. Se la poi faremo un video, penso, al riguardo comunque della stagione complessiva. Parleremo più approfonditamente, ci vediamo a dire che ci aspettavamo comunque ovviamente di più, soprattutto in questa partita, soprattutto al ritorno sapendo che dovevi rimontare due gol e quindi ripetere. Anche quest'anno non vinciamo. E ci riproveremo l'anno. Ragazzi, mi raccomando, lasciate a me mi piace, metto un bel iscritto al canale, noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi, forza Napoli.